Amici di Xtremehardware.com, ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione uno degli ultimi prodotti della Viper Gaming, che è la divisione gaming di Patriot, e parliamo precisamente della tastiera di tipo meccanico Full RGB V770. La confezione riporta una grafica abbastanza aggressiva. Nella parte frontale, scusate, troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, e nella parte inferiore troviamo le principali caratteristiche. Qui abbiamo un'apertura in corrispondenza delle freccette direzionali, che potremo eventualmente, fosse disponibile uno store, provare e quindi renderci conto della qualità e della tipologia di switch meccanici utilizzati in questa tastiera. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto con riportate le principali caratteristiche, che vedremo anche velocemente in questo video unboxing e nella recensione scritta sul nostro sito. All'interno della confezione troveremo una quick start guide, due adesivi della Viper Gaming, a seguire uno splitter 3,5 mm, in quanto la tastiera è dotata di porte USB e audio pass-through. Ancora troviamo un estrattore per eventualmente pulire meglio la tastiera, un poggiapolsi ben rifinito in alluminio e plastica. Troviamo il logo della Viper Gaming nella parte di destra, nel lato destro. Qui troviamo, come possiamo osservare, presente una linea che verrà retroilluminata del colore che noi attiveremo sulla tastiera, in quanto, come possiamo osservare, nella parte posteriore e superiore sono presenti dei pin che andranno a innestarsi nella parte presente sulla tastiera, e quindi, diciamo, a chiudere il collegamento circuito per quanto riguarda la retroilluminazione della tastiera. Sono presenti in totale 6 piedini in gomma di medie dimensioni, ed è comunque un poggiapolsi di tipo magnetico, quindi facile da innestare e eventualmente da rimuovere. A seguire, infine, troviamo la tastiera, che è la Patriot Viper Gaming V770. Come possiamo osservare, il design è abbastanza classico ed elegante, classica colorazione per quanto riguarda i caps di colore nero, in contrasto ad un grigio scuro e qualche linea di nero. Il layout di digitazione, come possiamo osservare, è di tipo americano. La tastiera è full layout, quindi dotata anche di tastierino numerico. Dando uno sguardo più da vicino e partendo dalla parte superiore, possiamo osservare il set di tasti relativi alla gestione della retroilluminazione, che potremo effettuare sia da tastiera sia direttamente dal software di gestione scaricabile dal sito della Viper. Nella parte inferiore i tasti che vanno da F1 ad F5 sono relativi ai 5 profili modificabili presenti sulla tastiera. Spostandoci nel lato di destra possiamo trovare, con delle sorte di rotelline, i tasti multimediali che ci permetteranno di regolare il volume, qui per skippare e disattivare le tracce audio e eventualmente video. Troviamo un dettaglio della serie Viper Gaming sulla tastiera. La tastiera adotta una struttura in alluminio, quindi massima qualità per quanto riguarda questo prodotto. Nella parte inferiore, relativa ai tasti delle freccette direzionali, troviamo la possibilità di regolare la velocità degli effetti di luce. L'intensità, scusate, la velocità degli effetti di luce, sempre in combinazione al tasto Fn, che è riportato con il simbolo della Viper Gaming. Nel lato di sinistra troviamo ben 5 tasti per le macro, che potremo ovviamente personalizzare a nostro piacere tramite software di gestione. Nella parte frontale non troviamo altri dettagli o caratteristiche di sorta, quindi ci spostiamo velocemente nel lato posteriore, dove possiamo osservare questa superficie in plastica con un design abbastanza aggressivo. Nella parte superiore è presente un supporto in plastica, che possiamo vedere anche nella parte frontale, che ci permetterà di alloggiare eventualmente un tablet o uno smartphone. Troviamo due classici piedini
in plastica apribili nella parte superiore con un ulteriore rivestimento in gomma, o eventualmente i piedini nella parte superiore in plastica e tre nella parte, scusate, in gomma nella parte superiore e nella parte inferiore per stabilizzare al meglio la tastiera sul piano di lavoro, superficie di lavoro. Passiamo nel lato di destra dove possiamo osservare l'ingresso jack 3,5 mm, mentre nel lato di sinistra la porta USB pass-through. Ovviamente troviamo anche questo design abbastanza squadrato con questa linea in plastica trasparente da cui verrà irradiata la retimazione di tipo RGB o del colore che noi imposteremo. A seguire vi mostriamo velocemente i switch Kyle di colore rosso red, quindi ideale per videogiocatori di tipo FPS che richiedono abbastanza velocità ed efficienza in gioco. Sono dotati ovviamente della classica struttura trasparente che migliorerà diciamo l'irradiamento della luce e del colore che noi sceglieremo. Il cavo della tastiera è abbastanza spesso, rivestito in intreccio di tessuto con un motivo rosso e nero, sempre in tema Viper Gaming. E qui troviamo i due connettori USB che ci permetteranno di cui uno ci permetterà di sfruttare la presa nella parte sinistra della tastiera, e qui troviamo i due connettori jack 3,5 mm per sfruttare anche la presa audio nella parte di destra. Scusate, per quanto riguardava il connettore, la parte USB nella parte sinistra, ovviamente. I connettori, come possiamo osservare, sono placcati oro, e quindi anche qui da parte di Patriot c'è stata una buona realizzazione. Vi mostriamo velocemente come si presenta la tastiera con il relativo poggiapolsi innestato. Come possiamo osservare, è un'operazione davvero semplice ed immediata. E vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete come sempre ulteriori foto dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni e le nostre impressioni. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.